presidente dell'Associazione Culturale Città per l'Uomo, profonde sforzi sempre maggiori affinché tutto questo possa accadere. Salutandovi, auguro a voi tutti una buona prosecuzione della serata. Grazie a tutti. Grazie, buonasera a tutti e grazie soprattutto alle splendide parole di Elio. Innanzitutto un piacere ritrovare qui i direttori, perché noi abbiamo iniziato poi tra l'altro assieme la rassegna cinematografica. Loro, il nostro mandato. Il nostro mandato, loro sono dei padri battesimali. Quindi è innanzitutto un piacere ritrovare loro e poi ringrazio Elena per le belle parole. Io colgo l'occasione sempre, ogni volta in questi giorni e soprattutto in questi mesi estivi avremo modo di stare assieme sul palco, perché è iniziata l'estate fianese. È un lavoro importante che Elena come assessore alla cultura porta avanti da diversi anni. È un impegno importante, è un lavoro quotidiano, annuale, perché non è solo il momento in cui si celebra l'iniziativa, la manifestazione o l'evento, ma tutto il lavoro che c'è dietro. Questa è un'amministrazione che ha puntato sempre fortemente, anche in termini economici, in termini di bilancio, perché crede fortemente nella cultura, che possa essere un fattore determinante che aumenta e migliora la qualità della vita della nostra comunità. Oggi è la 20ª edizione e anch'io per questo ringrazio l'Associazione Città per l'Uomo, Giuliano Ferilli, che si ostina da diversi anni con grande caparbietà e contro, io dico contro tutto e contro tutti. Voi sapete che purtroppo il settore della cultura è sempre quel settore che viene, a cui si pensa, a cui le istituzioni pensano eventuali tagli salva bilancio o salva equilibri di bilancio. E quindi contro i tagli che derivano dallo Stato, contro una crisi che possa essere quella economica ma anche quella sociale e culturale, questa rassegna va avanti e non è solo ed esclusivamente una rassegna cinematografica che ci dà la possibilità di vedere degli ottimi prodotti del cinema italiano, ma ci dà la possibilità, grazie a illustri e autorevoli ospiti che rappresentano diverse categorie all'interno della nostra società, di poter fare delle riflessioni ad alta voce, dare la possibilità di dibattere, dare la possibilità di conoscere e non solo tradizioni, usi e costumi della nostra e storicità del nostro paese, ma anche parlare di temi che sono profondamente attuali. Io ringrazio e saluto anche la signora Gordana De Santis, perché come diceva Elena ricorre il centenario della nascita del grande maestro Peppe De Santis. E concludo e vi lascio leggendo un messaggio del presidente emerito Giorgio Napolitano alla signora Gordana De Santis. Cara Gordana De Santis, sono molto contento che Giuliano Ferilli e gli altri amici di Fiano abbiano preso l'iniziativa di ricordare Beppe e di esprimere il loro affetto a te. E io desidero, anche se non mi riesce di essere presente all'evento, condividere questo doppio omaggio. Il film Roma ore 11 ci trasmette le immagini e il senso ancora vivissimi del talento e della versatilità di Beppe come regista, che ha saputo cogliere attraverso spunti e nei luoghi più diversi la realtà italiana della sua epoca, in modo particolare la realtà del lavoro, specie nelle sue sembianze femminili. È giusto fare quel che forse le istituzioni legate alla storia del cinema e la stessa televisione di Stato dovrebbero fare per trasmettere l'eredità preziosa dei maestri del realismo. Ed ugualmente desidero dire a te, come io sappia, quanto è stato importante per Beppe la tua passione, il tuo affetto, la tua vicinanza fin quando ha vissuto. Con questi sentimenti auguro a te, all'amico Ferilli e a tutti i partecipanti al Festival del Cinema di Fiano Romano pieno successo per le iniziative di questi giorni e per il lavoro futuro. Con viva cordialità, Giorgio Napolitano. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie mille. Grazie Torino, grazie. Grazie Torino, grazie Elena. Voi vedete qui tante sedie, forse non riusciamo a riempirle tutte, nel senso che ci proveremo. Ci sono due ospiti che recalcitrano, una è Gordana, che la conosciamo e le vogliamo bene per questo, è molto ritrosa e non ha mai piacere di parlare in pubblico, però Gordana,
se vuoi salire noi siamo felici, se no ti chiamiamo alla fine per darti i fiori come d'obbligo. E accanto a lei c'è Orsetta Gregoretti, che condivide con Gordana la stessa timidezza, che però è stata un'allieva di Peppe De Santis, perché Peppe De Santis, tra le tante cose che ha fatto in vita sua, oltre ai bellissimi film girati e agli altrettanto bellissimi film solo progettati, solo sognati, è stato anche insegnante al Centro Sperimentale di Cinematografia. E quindi anche Orsetta magari salirà alla fine a prendersi il mazzo di fiori, se non vuole salire ora. Invece c'è un altro allievo di Peppe al Centro Sperimentale che invece sale, che è Roberto De Francesco, attore che avete visto in decine di film, e che anche lui da Peppe De Santis ha imparato qualcosa. Buonasera Roberto. E poi presentiamo gli altri ospiti. Allora, Ugo Gregoretti, grande amico di Peppe e membro dell'associazione De Santis, che adesso piano piano ci raggiunge sul palco. Puoi anche salire da questi gradini, Ugo, così il percorso è più breve. Marco Grossi, che dirige, presiede, non so bene, non mi ricordo mai la qualifica ufficiale, comunque l'associazione Giuseppe De Santis, che quindi più di ogni altro contribuisce a tenere viva la memoria di questo grande regista. E poi ciliegia sulla torta, l'onorevole Guglielmo Epifani, e chi meglio di lui per parlare di lavoro in generale e di lavoro femminile in particolare. Perché è vero che quella di stasera è una piccola deroga al nostro programma, come era doveroso, però è anche vero che Roma è ore 11, secondo noi è il film perfetto per introdurre il programma di quest'anno, perché avremo almeno altri due film che parlano in maniera molto diretta e molto forte del lavoro femminile, che sono Sette minuti di Michele Placido, per cui verrà a trovarci Ottavia Piccolo, e Sole, cuore, amore di Daniele Vicari, per il quale daremo il premio De Santis alla splendida protagonista che è Isabella Aragonese. Sedetevi dove capita, mi dicono giustamente di assegnare i posti, ma prego Marco, siedi qua. Guglielmo, prego. Io mi siedo, io e Rocco ci sediamo sempre alle estremità. Come sempre, come sempre. Quindi ecco, Roma ore 11 è un po' il film che ci aiuta a definire un filo rosso di questa manifestazione e di queste tematiche naturalmente, soprattutto con l'onorevole Epifani, ma tutti quanti parleremo. Io vorrei che Marco Grossi vi desse il suo saluto in quanto associazione proprio e che riassumesse rapidamente il lavoro che l'associazione sta facendo per il restauro dei film, per la loro promozione, perché si continui a vederli, cosa che magari nella televisione di cui parlava anche il messaggio del presidente Napolitano non è sempre così facile. Prego Marco. Grazie, innanzitutto un caro saluto da parte dell'associazione, però mi rimane strano dire dell'associazione perché questo comune fa parte dell'associazione De Santis. Il comune di Fondi e il comune di Fiano nel lontano aprile del 99 hanno contribuito con Ettore Scola, con Carlo Lizzani, con Gillo Pontecorvo e tanti amici di Beppe a costituire questo sodalizio. Che ne ha fatta di strada? Sono 20 anni dal comitato pro associazione, pensate, e 18 dalla Costituzione. Abbiamo attraversato l'oceano diverse volte, io stesso sono reduce da un'esperienza prima con Gordana a New York, dove c'è stato un simposio di una settimana su De Santis, poi all'Università di Berkeley, dove è stato proiettato Non c'è pace tra gli ulivi, tra applausi scroscianti e sala aggremita, poi all'Istituto di Cultura di Berlino, e ora torno a casa, si può dire, perché Fiano era una delle due case di Beppe. L'associazione nasce dal desiderio di alcuni suoi amici. Io ero un ragazzo 20 anni fa, ma avevo avuto la fortuna di conoscere il maestro De Santis, l'ho sempre chiamato maestro e mai Beppe, come tutti giustamente hanno fatto, tranne me perché me lo sono imposto, perché viveva nella mia città, io mi ero innamorato del suo cinema e non potevo che laurearmi sul suo cinema. Ho avuto la fortuna poi di conoscerlo e frequentarlo per alcuni anni e quindi sono stato uno dei promotori di questo sodalizio. Avere come presidente Carlo Lizzani, come direttore Ettore Scola per oltre un quindicennio, guardate, è stata una guida straordinaria che ci ha aiutato a crescere, ci ha aiutato a seguire le strade giuste.
Ora l'associazione è guidata da altre persone altrettanto importanti, il nostro presidente Gianni Amelio, il presidente onorario, il carissimo amico Giuliano Montaldo e il direttore Mario Martone. Con loro stiamo continuando a proporre pubblicazioni, restauri di film. Vi faccio un esempio banale: il film che vedrete stasera nasce tutto da, come dire, da un caso e da un desiderio. Il desiderio era quello di Alberto Barbera di presentare la copia restaurata a Venezia, dove con Gordon andammo, e la sera della proiezione in anteprima incontrai il figlio del produttore Lombardo. Dissi: dottor Lombardo, mi presentai, ma perché questo film non è mai uscito in DVD? Ma sa, Grossi, non so, però lei mi deve garantire che farà di tutto per distribuirlo, perché è uno dei film più belli di Peppe e le persone devono poterlo vedere, gli studenti devono poterlo studiare. Facciamo un patto, mi disse, io parlo con la 01 per la distribuzione, lei però mi promette che mi fa un documentario che mettiamo negli extra. Gli dissi: quanto mi dà? 60 giorni. Il 59esimo giorno gli presentai il montaggio filmato e il DVD da lì a pochi mesi uscì. Per fortuna sono alcuni anni che è a disposizione di tutti. Le cose nascono anche in maniera un po' strana. Per me una battuta, credevo che a quanto mi dà ti proponesse un compenso, invece erano i giorni per realizzare. Bravo, bravo Marco, veramente, complimenti. Continuo. E così 15 anni fa cominciamo con il restauro di Non c'è pace tra gli ulivi, ma pensate, i restauri in pellicola, allora sembrava una cosa pionieristica, oggi siamo nell'era digitale. Ebbene, a settembre, alla prossima mostra di Venezia, Non c'è pace tra gli ulivi, a cura della Cineteca Nazionale, sarà restaurato, stanno già lavorando da alcuni mesi, in 4K, cioè in altissima definizione. Ed è lo stesso film che gli americani hanno appena visto a Berkeley e di cui si sono innamorati o reinnamorati. Prima il sindaco ha letto la lettera del presidente emerito Napolitano. Noi abbiamo un ricordo straordinario del presidente, perché 10 anni fa, in occasione dei 90 anni della nascita di Peppe, con Cinecittà, l'associazione Cinecittà, organizzarono una retrospettiva completa dei suoi film al MoMA di New York. Io ebbi l'onore di essere incaricato dal comitato scientifico di curare una pubblicazione in italiano e inglese che presentammo in anteprima a New York. Il caso volle che in quei giorni il presidente Napolitano era in visita ufficiale a New York. Allora noi veniamo invitati a salutarlo alla Casa Merimò, Zarilli Merimò così si chiama, dove il giorno prima lui incontrava i giornalisti. Fece delle feste straordinarie a Gordon. Io gli regalai il mio libro, lui mi disse: io ho tutta la collezione della rivista Cinema, presidente, non ho dubbi. E ci salutammo perché il giorno dopo il presidente Napolitano aveva l'aereo di Stato che ripartiva in Italia. Il giorno successivo noi andiamo al MoMA, inaugurazione della retrospettiva, presentazione del libro col presidente di Cinecittà. A un certo punto vediamo dall'alto, perché il MoMA ha una sala enorme a cascata, noi eravamo giù e vediamo che dall'alto si muove qualcosa. Vediamo uomini molto grossi che si muovono ed era la scorta del presidente Napolitano che gli stava facendo strada. Americana. E lui, quella americana, che sono molto suscettibili, lui ruppe il protocollo ufficiale per venire a onorare la memoria di Beppe De Santis al MoMA. Si trattenne un quarto d'ora, non di più, perché lo portarono via quasi di peso, lo salutammo, lo ringraziammo, abbracciò Gordon e ci fece questo regalo straordinario. Per me è come avere il presidente Napolitano presente qui stasera. Beh, Alberto, non è un ranno, straordinari ricordi, siamo già entrati nei ricordi e beh, questo è il senso anche di questa serata. Non me ne vorranno gli altri nostri ospiti, io darei immediatamente la parola al maestro Gregoretti per in qualche modo entrare subito nel ricordo di un grande del nostro cinema, quindi il suo punto di vista su De Santis. Ma io non sono un cinefilm si dice con la M, cine. E non conosco molto del cinema di Beppe De Santis, così come ho invece conosciuto la persona di Beppe De Santis. Quindi io mi guarderò
dal parlare del suo cinema, peraltro, come già è stato detto, di grande, grande qualità e originalità. Ma posso dire qualcosa di De Sanctis persona. E quindi sono obbligato, e ne chiedo scusa, a parlare di me, perché devo accennare in modo molto sintetico a quello che è stato il nostro rapporto umano. Quando io debuttai nel cinema, cioè feci il mio primo film, ricevetti il mio primo invito a passare dalla televisione al cinema, fu per me un fatto traumatico. Tutti noi, io ero un affermato autore televisivo, avevo già fatto il Circolo Pickwick, Controfagotto, tutte le cose che in fondo ancora oggi mi vengono lodate, scusatemi. Io ebbi notevoli difficoltà, perché per un pregiudizio addirittura paranoico, l'origine, la mia origine televisiva, nonostante che quello che avevo fatto era giudicato apprezzabile, però avevo il marchio di infamia, come quello di Milady nei Tre Moschettieri, della provenienza televisiva, che talvolta, anzi spesso, non aveva una giustificazione logica. Non c'era una ragione precisa per la quale io non avrei dovuto osare diventare regista di cinema. C'era il fatto che l'impronta televisiva era una specie di marchio di infamia, come ho detto, credo di aver già detto. Non fu condiviso questo atteggiamento così, così duro, così incattivito nei miei confronti di oriundo televisivo, non venne condiviso da tutti. Anzi, devo dire che soprattutto i cineasti, i registi maturi non solo di tempo ma anche di formazione, furono quelli che mi accolsero con simpatia e addirittura mi consolarono, perché io soffrivo molto di questa cosa, di questa vergogna dell'essere un oriundo TV. Uno dei più affettuosi con me fu proprio Peppe De Sanctis, il quale aveva capito tutto, il perché. Io non l'avevo capito, ma lui sì, perché ci fosse questa avversione, questa ostilità, questo considerarmi un velleitario che dalla melma televisiva aveva osato saltare nell'Olimpo dei registi cinematografici, e appunto quelli ai quali io ho dovuto una gratitudine perché mi
mi dettero appoggio furono per l'appunto i più importanti. Roberto Rossellini per primo, che volle fare insieme a me a Godard e a Pasolini Rovopag, e anche Blasetti, cioè i più umani, se posso usare questa espressione, se vogliamo un po' impropria, e Beppe De Santis, che mi, in qualche modo mi consolavano, perché io ero diventato un piagnone, questa cosa del disprezzo da parte cinematografica mi faceva soffrire, e questa sofferenza io non riuscivo a nasconderla. Mi ricordo quando a Venezia fu presentato il mio primo lungometraggio, diciamo, monotematico, perché fino allora avevo fatto I Nuovi Angeli, che era un film a episodi, l'episodio Il Polluro Spante di Rocco Pack, che era un episodio, invece finalmente era un mio film a soggetto dal principio alla fine, con una storia scritta da me, intitolato Omicron. Ora, questo Omicron era un film che nel 1961 si permetteva di sfottere, ma forse qualcosa di più che non sfottere, la Fiat. Era una satira violentissima della Fiat, della politica della Fiat, della politica interna. Io scoprii che la Fiat aveva una polizia interna, i famosi guardioni, così soprannominati dagli operai, e Chiarini vide il film, ne vide metà, perché ne avevo girato solo metà, però in un, come dire, in un esploit di fiducia, lo invitò ufficialmente al... Era l'anno in cui poi meritatamente il Leone d'Oro fu vinto da Francesco Rosi con Le Mani sulla Città. E Omicron fu scelto e messo in calendario, in concorso, nonostante Chiarini ne avesse visto solo mezzo, perché l'altro mezzo non era stato ancora fatto. E allora quando ricevemmo io, Cristaldi, il produttore, questo invito, ci demmo un grande fare per girare anche la seconda parte, in modo da poter essere presenti al film compiuto. Il film fu appunto finito in fretta e furia, perché si potesse fare in tempo essere presenti alla mostra. La seconda parte aveva delle debolezze dovute anche al fatto che appunto la conclusione era stata molto affrettata. Fatto sta che fu un insuccesso sia di pubblico che di critica. Ancora una volta i miei consolatori furono, ecco, tre: Roberto Rossellini, Blasetti, prima hai detto? Blasetti e De Santis, i quali anche così dicevano che i critici non avevano capito niente, insomma mi consolarono ancora una volta.
e in qualche modo così acquisì una sostanza che definirei virile, cioè dovevo essere virile, dovevo essere difendere il mio film, mentre invece vigliaccamente ero pronto a dare a parlarne malissimo, insomma, riacquistai fiducia in me stesso. Concludo dicendo, anche magari dopo cercherò di dire qualcosa su De Santis che non sia legata alla mia esistenza, ma quando il giorno dopo Cristaldi mi disse no, non ti andare a mettere in soffitta, vai giù nella hall, fatti vedere, come dire, spavaldo e contento di te stesso. E io feci così, gli detti retta, e un signore mi venne incontro parlandomi malissimo del mio film, e io ero così, dissi, che capii che era Pestelli, il critico della Stampa, il quale sapevo che aveva parlato male del film, e quindi era chiaramente il suo diniego era esplicito, e mi guardava proprio con rancore, e io dicevo, Madonna, questi del cinema sono matti, ma vabbè, uno può avere anche sbagliato un film. E mi allontanai, e poco dopo lo incrociai di nuovo e mi guardò, mi lanciò una seconda volta occhiate di fuoco e se ne riandò. E poi non so perché lo incrociavo sempre in questa brutta sala dell'Eccelsior, che mi lanciava sempre queste occhiate, e alla fine io dissi, scusi dottor Pestelli, va bene che non le sia piaciuto il mio film, ma che addirittura mi tolga il saluto, mi guardi in questo modo. E lui, lanciandomi l'ultima e più cattiva occhiata, mi disse, ma io non sono il dottor Pestelli. Questo era talmente fuori di me che... Ok, chissà chi era, non, a questo